Vediamo se risponde questa volta. Ah, mi sa che è in doccia. Seba. Il telefono suona. Va. Chissà. Pronto? Pronto. Ciao Seba. Ciao Faso. Ciao, come stai? Sto bene, scusami, ma ho un po' di fiatone oggi, eh. Ah, fiatone, perché? Perché ho fatto palestra per la prima volta nella mia vita. Ah, proprio a palestra addirittura, caspita. Sì, ho appena finito. La quarantena fa degli effetti, guarda, ho appena finito, ho fatto mezz'ora oggi di mezz'ora? Palestra. Caspita, sì. Com'è stata? È incredibile, cioè cose, no, ti dico, tu non ci crederai, ho fatto mezz'ora di palestra, cioè saperlo l'avrei fatto molto prima, sono tutto muscolo proprio ormai. Il bicipite, capito, che cerca di superare il tricipite, no? Robe incredibili. Bicipite, tricipite, quadricipite e poi addominali, pettorali. Addominali, pettorali, tanti di quegli addominali che ti dico, è perché siamo in fascia protetta, ma se no ti dico, guarda, c'era la mia ragazza qui che non voleva farmi fare la diretta con te perché non aveva mai visto qualcosa. Ma ascolta, ma è che però non sei degno dei grandi registi se vai in palestra, eh? No, infatti quello, infatti. Ma è che chi lo sapeva che fare mezz'ora di palestra facendo tutti quei muscoli qua? Hai dei poteri sovra. Adesso niente, praticamente non faccio più palestra per i prossimi 4 anni e mangerò solo carboidrati. Così. Perché voglio diventare come Peter Jackson al minimo, esatto. Se no come fare. Abbondano. Se lo conosci Diego Savoldi, devi avere la massa, capito? Per essere di qualità, devi avere la massa. Infatti anche lui è dimagrito un po' e ha perso quel non so che, capito? Hai preparato qualcosa o no per stasera? Allora, ti ho preparato qualcosa perché anche questo non ci crederai, ma la quarantena ci sono anche organizzato in questo periodo. Visto che hai risposto quasi subito alla chiamata, quindi... Hai visto? Sì. Allora, sono quasi anche puntuale, quello ragazzi è difficile, però dai. Comunque, ho pensato, c'è stato un evento cataclismatico in questo periodo, non so se lo sia, nel 2020 è successa una cosa che non era mai successa prima, la gente è chiusa in casa, non sapeva più cosa fare, gente che veramente è stata male per questa cosa. Sappiamo. Sì. Che e cosa non è il coronavirus. Non è il coronavirus. No, ma è... l'Oscar al coreano. Ha dato gli Oscar ai coreani, cioè una cosa veramente mai vista, capito? Addirittura tutti gli Oscar più importanti li ha vinti questo coreano con il film Parasite. Non so se l'hai visto. Sì. No, ho sentito, visto non ancora. Cioè, consigliamo a tutti Parasite. Comunque, ecco, questo evento cataclismatico mi ha fatto pensare e dire: allora è veramente cambiato il mondo qua, dobbiamo pubblicizzare i coreani. E allora oggi ti ho portato 4 film coreani. Grande, quindi stasera 4 film coreani, se sei pronto andiamo in puntata. Quando vuoi. Via! Tutti pronti che arriva a Salotto Seba, film da sgranocchiare. Tutti i giovedì 4 film consigliati dal nostro Seba. Restate sintonizzati con il nostro podcast Salotto Seba, film da sgranocchiare. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Salotto Seba. Ciao a tutti, ciao Paso. Ciao Seba, allora sei pronto? Con i 4 film coreani? Vai, quindi partiamo. Seba, lascio la parola a te. Allora, quest'anno, come un po' tutti sapranno, penso, è stato l'anno del cinema coreano, perché anche gli Oscar hanno dovuto dare tributo a questo cinema che effettivamente negli ultimi anni
per qualità e quantità forse è uno dei migliori, al mondo, anche se da noi non arriva così come arriva quello americano, però è così. Che storia! E quindi sfruttando questa cosa qua volevo pubblicizzare un po' un nuovo tipo di cinema che magari tante persone non conoscono. Eh già, infatti anch'io personalmente non lo conosco, quindi sono molto curioso. Vai! Oh, il primo film che vorrei consigliarvi è Old Boy di Park Chan-wook, film del 2003, che è un thriller violento non adatto a tutti, non per stomaci deboli. Ok, allora Park Chan-wook è un vero e proprio maestro, il regista di questo film è un vero e proprio maestro, uno dei migliori registi in circolazione sicuramente, è a detta di tutti. Questo è, è il secondo capitolo di una trilogia che è la cosiddetta trilogia della vendetta, che è composta da Mr. Vendetta, Old Boy per appunto e Lady Vendetta, e questo qua secondo me è un po' il suo capolavoro, un film veramente unico nel suo genere e da vedere. Ma dici un po' chi è che deve guardare questo film e perché va visto? Allora, ecco, questo è un film che io consiglierei a tutti, però sicuramente ha molte scene violente, è un film a tinte forti, così, quindi è uomo avvisato mezzo salvato, diciamo. però ecco, se volete vedere un film che vi rimane in testa, sicuramente è questo. La trama è piuttosto complicata, ve lo dico così a grandi linee. Esatto, due paroline. Solo l'inizio per non spoilerare niente. Uh-huh. Allora, il protagonista, che lo vediamo all'inizio, è ubriaco marzo e ha comprato un regalo per la figlia. All'improvviso viene addormentato e lo rapiscono e viene chiuso dentro una stanza senza sapere perché e senza sapere per quanto tempo. Alla fine rimane in questa stanza isolato dal mondo per 15 anni. Poi a un certo punto lo riaddormentano e lui si risveglia e si trova in libertà, anche qua senza sapere perché e senza sapere niente, insomma. Nel frattempo, nella sua prigionia, lui l'unico contatto che ha con l'esterno è una televisione con cui vede tutti i canali, e viene a sapere che qualcuno ha ucciso sua moglie e la colpa è andata a lui e tutti lo cercano lui. Però dopo 15 anni il crimine pensano che sia morto anche lui e quindi nessuno lo cerca più. Però lui praticamente quando esce non ha più né moglie né famiglia né niente, è un uomo distrutto. E l'unica cosa che lo tiene in vita è il desiderio di trovare chi gli ha fatto questo e cercare e vendicarsi. Caspita, è avvincentissimo, cavoli. Questo qua sono solo i primi 10 minuti, quarto d'ora di quindi si capisce tutto subito e poi tutto da lì sa. E poi da lì non vi racconto più niente perché è da vedere. Andiamo a vederlo, quindi prima scelta di Salotto Seba, Old Boy, andiamo a vedercelo. Vai Seba, cosa ci consigli come secondo film? Allora, come secondo film invece vi consiglio Castaway on the Moon. Che invece è un film molto più leggero del primo, è un dramma comico, diciamo. Mm-hmm. Per quanto la commedia coreana sia molto diversa dalla commedia che pensiamo noi, però dai, è ben leggero, c'ha anche i suoi momenti ironici. Il regista è molto più giovane dell'altro, è Lee Hae-jun. Questo lo dico per farvi comunque entrare in testa che il cinema coreano è di altissimo livello da anni, da più generazioni, non è solo l'ultima generazione, ma sono almeno due o tre generazioni. Ma che storia. Ok, e niente, questo è invece parla di Kim, protagonista, che se vedrete un po' di film vedrete che Kim in Corea praticamente si chiamano quasi tutti Kim. È peggio del signor Rossi in Italia. Ah, ok. Una cosa così. E niente, questo Kim, uno dei tanti Kim, ha perso la moglie, lavoro, pieno di debiti, e niente, vediamo proprio all'inizio che è su questo ponte sul fiume Han, che è il fiume che passa per Seoul, e decide di suicidarsi buttandoci giù dal ponte, però non riesce a suicidarsi e praticamente naufraga su un isolotto in mezzo al fiume.
Quindi lui è in mezzo a questo grande fiume, vede la città enorme di Seoul di fronte, ma non riesce a più comunicare con nessuno, il cellulare non funziona più, e lui non sa nuotare, quindi non può tornare indietro, e praticamente rimane naufrago sull'isola in mezzo al fiume. E da qui praticamente all'inizio la prende male, diciamo, perché voleva suicidarsi, ma poi quando si salva non vuole più suicidarsi, e però pian piano comincia ad arrangiarsi e comincia a riprendere un po' proprio la bellezza del tempo per se stesso, che prima invece aveva completamente perso, capito? E poi praticamente comincia anche a riscoprire la bellezza della manualità, delle cose manuali, e quindi di come fare a cacciare, come fare a mangiare, tutte queste cose qua, e poi se la gode molto di più, perché tutte le cose che fa per se stesso non l'aveva mai fatte prima. Wow, sembra, capito? Curiosissimo proprio. E anche qui a un certo punto viene intercettata, l'unica persona che lo vede è una ragazza che invece anche lei è una specie di naufraga, però è naufraga a casa sua, perché è una ragazza che ha un sacco di identità solo sul computer, ma che non esce di casa, non esce dalla sua stanza da 3 anni e mezzo. Capito? E guarda solo la notte, tutte le notti fotografa la luna, e l'unico contatto che ha con l'esterno è questa, apre la finestra e fotografa la luna. In uno di questi contatti qua vede sull'isola delle luci e scopre che c'è questo personaggio, allora comincia a guardarlo e poi da lì va avanti. Wow, tutto il film. Bello, veramente. Questo è veramente un capolavoro, è un film di una leggerezza allucinante, e che poi sembra quasi perfetto per questo momento qua, perché è proprio un film sulla solitudine, no? Ma sulla solitudine forzata, un po' come siamo obbligati noi, e sulla riscoperta di una creatività che sembrava morta e che invece ritorna, e che lo fa sentire più umano anche, comunque, sia uno che l'altro. Bello, veramente. Quindi come seconda scelta sembra veramente super curioso. Andiamo a vederci Castaway on the Moon. Grande, okay. Seba, vai col come terzo. Come terzo film invece è un film, questo qua veramente un po' per tutti, un film passatempo che non richiede nessuno sforzo, niente di niente, è solo così per il puro piacere del cinema. È un film western, uno spaghetti western coreano, però. Film del 2011 che si chiama che hanno chiamato in italiano, perché poi il nome coreano non sto qua neanche a provare a dirlo, ma comunque in italiano lo si trova facilmente, è Il buono, il matto e il cattivo. Che vabbè, si capisce subito che è un omaggio dichiarato a Sergio Leone, già. E allo spaghetti western in generale, che tra l'altro è uno di quei generi che continua ad essere incredibilmente terreno fertile di novità un po' in tutto il mondo, tranne stranamente in Italia, che noi non lo facciamo più. Però io non sono un grande amante del western, però effettivamente sono quei generi che hanno sempre avuto un grande successo. Certo. Ecco, e questo niente, praticamente c'è un cacciatore di taglie, un bandito da quattro soldi e un killer professionista, che sono appunto buono, matto e cattivo, che si inseguono uno dietro l'altro a vicenda, tutti spinti da una misteriosa mappa del tesoro che poi li porterà, e non vi dico dove li porterà. Però ecco, questo qui è un film bello, perché è un film amabilmente trash, direi io, che punta proprio sull'assurdo, su delle cose che sono veramente assurde, però anche questo leggero, con simpatia. Questo c'ha davvero anche dei tocchi comici, veramente comici, e poi ci sono inseguimenti folli, quasi tipo la Blues Brothers, il presidente Blues Brothers, sì, alla fine, sì, quando sì, cominciano a seguirli tutti. Ecco, anche qua praticamente esce l'imperatore dalla Mongolia, poi arriva quelli del Giappone, cioè un casino, sì, allucinante, e arriva a questi toni proprio quasi epocali, e poi c'è un finale che invece è quasi shakespeariano, direi. Quindi anche questo qua una sorpresa quindi
chi ha voglia di qualcosa di esilarante si potrebbe dire, andiamo a vedere Il Buono, Il Matto e Il Cattivo. Grande Seba, quindi andiamo alla quarta e ultima proposta. Allora, quarta e ultima proposta invece è il film proprio d'autore. Ah? D'autore con la A maiuscola. Mm-hmm. Questo è un film di Kinky Duke. Ok. Che è un regista da segnare, insieme a Park Chan-wook, sono i due veramente veri grandi maestri del cinema mondiale coreano. E Kinky Duke, tra l'altro, personaggio stranissimo, perché lui era un pittore ed è un autodidatta. E lui è fatto il pittore e dopo ha cominciato a approcciarsi al cinema, ma completamente da autodidatta, senza mai quasi neanche avere visto un film. Si può dire. Che storia anche questa. Ha cominciato a 30 e passa anni a fare una sceneggiatura così, e infatti il suo approccio al cinema è da pittore, è un cinema di pittura e di poesia anche proprio. Bello. Ha fatto un capolavoro dietro l'altro, praticamente dopo a volte anche eccessivo così, ecco, non vediamo. Se io propongo questo, che è Ferro 3, La Casa Vuota, che è uno dei suoi film più accessibili, diciamo. Dopo, se qualcuno gli piacerà quel film qua, gli consiglio di andare a vedere anche gli altri, anche che altri. Sono molto bello. Ferro 3, La Casa Vuota, praticamente è un film, penso che sia forse l'unico film della storia del cinema sonoro, cioè nel senso che è parlato, in cui i protagonisti non dicono mai una parola in tutto il film. Ma nonostante questo, il film passa via molto velocemente, anche perché è abbastanza breve come film, ed è proprio questa la sua forza, che il linguaggio del silenzio dei due protagonisti è proprio il messaggio principale del film, perché praticamente i due protagonisti affrontano la violenza, diciamo, del mondo in generale, e anche l'ignoranza della gente, la superficialità, diciamo, proprio con il silenzio, senza più rispondere a niente. Che storia, bello. La trama, anche qua la trama è molto originale, dico proprio in due parole, praticamente c'è questo personaggio che è il protagonista, che vive in maniera un po' strana, perché lui è uno scassinatore provetto e ha delle abilità manuali incredibili, e praticamente scopre le case che sono momentaneamente disabitate, perché magari qualcuno ha dato un ferie, che così entra nelle case e vive lì come se fosse casa sua, e nel frattempo sistema, però non ruba niente, non distrugge niente, non porta via niente, ma anzi addirittura sistema le varie cose che sono rotte, magari un orologio rotto, cose così. Pulisce tutto bene, pulisce la casa, fa tutti quei mestieri lì, capito? E poi quando arrivano gli abitanti veri, lui se ne va un po' prima e va in un'altra casa e vive così. Ma penso, che storia! Curiosissimo. E l'unica passione che ha, che si chiama Ferro 3, appunto il film, è il golf. Lui va sempre in giro con questo motorone e con questa mazza, che è un Ferro 3, e si mette nelle case degli altri a giocare a golf. Quindi veramente sembra interessantissimo. Come quarta proposta, quindi andiamo a vederci Ferro 3, La Casa Vuota. Perfetto Seba, siamo già arrivati alla fine. Se vuoi riassumerceli tutti, dirci i titoli di tutti, così li abbiamo di nuovo in mente. Ok, allora il primo è Old Boy di Park Chan-wook. Mm-hmm. Il secondo è Castaway on the Moon di Lee Hae-jun. Ok, non so se è proprio giusto, però il buono è... Il terzo è Il Buono, Il Matto, Il Cattivo, Kim Ji-won. Ok. E il quarto è Ferro 3, la casa vuota di Kinky Duke. Quindi Kim ce ne abbiamo da vendere. Di Kim ce ne sono... Voi scrivete Kim Corea e vedrete che è praticamente mezza popolazione della Corea si chiama Kim. Perfetto. Oh, Seba, grande, quindi abbiamo i quattro film anche per questa settimana. E io ti ringrazio, preparatene altri per la prossima. E andiamo in pubblicità. Ok, grazie, grazie a te, grazie a tutti e alla prossima. Ciao Seba, a presto, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti. Tutti pronti che arriva a Salotto Seba, film da sgranocchiare. Tutti i giovedì
quattro film consigliati dal nostro Seba. Restate sintonizzati con il nostro podcast Salotto Seba, film da sgranocchiare.